Chi che trae la sua forza appunto dalle suggestioni della natura, delle stagioni, della vita quotidiana, del vento, della pioggia, e le cose semplici della natura, il fluire del tempo. Io però ho cercato di mettervi anche un contenuto che riguarda la vita in Tibet, i diritti umani in Tibet, quindi ho messo un po', diciamo, di Occidente in una poesia orientale. Ecco, diciamo che è una poesia che